Traditore! Ehi, perché quelle spade? Non dovreste arrestarmi? No! Che volete? Fermatelo, ragazzi! Che tu muoia! Beh, questo non accadrà. Quindi, perché non cerchiamo delle alternative? Non ci sono alternative. Un cadavere ambulante. Guarda che vermi. Ho rimedi tradizionali e medicamenti giunti dall'Arabia. Avviso riguardante le pubbliche fontane. Ora! Solo il meglio del meglio è qui. Levati di qui, manicomio! Laggiù, eccolo! Addosso! Presto, fuggiamo! Un altro schermo della sua vita! Andate, sbagliato e al momento sbagliato! Tutte a me devono capitare! Ha un che di famiglia? Non mi piace. Ezio Auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah, ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. Avanti, su, non siate timidi. La signoria ha indetto un concorso per erigere una nuova sala del municipio presso Santa Maria Novella. I membri dell'arte dei maestri di pietra e legname, intenzionati a partecipare, devono presentare richiesta al gonfaloniere. I cittadini di Pisa hanno intrapreso una nostra condizione. Giovanni Auditore, voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte. Sei tu il traditore, Umberto, sei uno di loro. Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio, lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù, prendete il ragazzo, è uno di loro. Ti ucciderò per ciò che hai fatto. Guardie, arrestatelo!
Uccidetelo. Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. Prendete quel bastardo. Rompi le regole. Non andrai da nessuna parte. Non lo vedo. Lo vedo! Là! Affascinante, ma... Che buffi vestiti. Ho una piccola richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servano, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Sir Ezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare. Ci vedremo lì. Da mia sorella. Appena a nord del Duomo. Vado subito. Ho distillato un elisir di piombo e melograno ideale per il fegato! Venite, amici! Ho urina fresca di pecora e... Presto dovreste sentirvi meglio! Sarà ormai dimenticato! Tutto freschissimo! Io so cos'è la vera arte! Altro mercenario. Me ne stavo giusto andando. Non ho mai visto nulla di simile. Che buffone, non trovate? Non sarà mica un salto in banco. Dove ho già visto quell'uomo? Eppure dimmelo, Dio del cielo. Tutti i mercanti che commerciano in lana grezza saranno d'ora innanzi ulteriormente tassati della centesima parte di transazione con stranieri. Ehi, sembra ben armato, vero? Dove ho visto quel tipo di mantello? Devo averlo già visto. Laggiù! Prendetelo! Ma dove? Laggiù! Prendetelo! Di qui non si passa.
Non puoi sfuggire a tutta la guardia. Dannato, lo stiamo perdendo. Qui ci sono le vesti migliori al mondo. Non si passa di qui. Finirai in un vicolo cieco, amico. Dove credi che venga quello? Forse abbiamo sbagliato casa. No. No, è quella giusta. È un piacere fare la vostra conoscenza, messer Ezio. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Uberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta, ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. La discrezione è la chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Puoi far pratica con me quando vuoi. Ehi, chi è quello là? Scusate, prima di domani. Dai, fammi un buon pezzo. Sarà buono. Cosa fa? Aspettate, amico. Eppure non ricordo nessun ordine. Che porta? Cos'è, l'ultima moda in fatto di maschere? Follie da ricchi. Che sia uno scudo. Laggiù! Prendetelo! Su! Coraggio!
Discrezione, la chiave del mistero. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Scenario forse. Che strani anni. Dove l'avrò visto? Cosa nasconderà sotto quel cappuccio? Quel è così fuori. Oh. Milano? Buongiorno. Conosco. Che abbigliamento bizzarro. Aspettate un momento solo. Va bene, me ne vado subito, messere. Sei un uomo morto. Eccolo, laggiù. La discrezione è la chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Avvicinati ancora un poco, Ezio. Cosa avrà da nascondere? Sì, dica sul set anche lo resto. Non credo. Thank you.
Bene. Ora che hai appreso a passare inosservato, ti mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. All'altro! All'altro! Dopo che hai derubato qualcuno, non devi indugiare. Aiuto! Qualcuno lo fermi! Taglia borse qui intorno. Fatti vedere, codardo! Potete andare, ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. Ehi, la lama è la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'entra un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me, uno sconosciuto? Anch'io conosco il tradimento. Cuore dei conosco quello. È davvero un tipo strano. Sarà meglio che non mi causi guai. Sembra una faccia. Laggiù, questa volta non ci scappi! Alla gente di Firenze un messaggio dall'arte della lana. Possa la festa di San Giovanni quest'anno essere occasione di letizia e orgoglio per la nostra città. Che mantello bizzarro. Aspetta, ma dove era? È scomparso. Ah, zio auditore. Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo. Vieni, di qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali. Mi dispiace. Aspetta un istante. Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... Potrebbe benissimo cosa? Siediti. Leonardo... Notevole. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni tre... Fatto. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente?
Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Incredibile. Per davvero? Dimmi, hai altre pagine come questa? Mi spiace, è l'unica. Senti, se dovessi trovarne un'altra del genere, ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina, aprite la porta! Solo un momento. Aspetta qui. Sei tu, Leonardo da Vinci? Sì, come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. Qual è il problema? Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare il finto tonto! Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi! Allora ti decidi! Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro, assieme agli altri. Gli altri? Me li procura la città per i miei studi. Visto? Come non fosse mai accaduto. Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele. Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei omaggi. Saranno costose, ma queste meraviglie! Sì, servo solo la nobiltà. All'adesione dei rispettabili membri dell'arte del cambio! Il raduno biennale è stato posticipato per via del... Dove verrà? Che peste. Avanti, su! Ho fatto quel che potevo, ma in futuro state fuori dai guai, datemi retta. Dove l'avrò visto? Sono insicuro di conoscerlo. Sei stato via per un bel po'? Leonardo è un chiacchierone. Ah, lo so. Ma confido che non abbiate solo parlato. Io ti ho donato l'abilità. Leonardo ti ha dato la lama. Ora non ti resta che agire. Dove posso trovare Uberto? Secondo le mie ragazze, stasera assisterà alla presentazione dell'ultima opera del Verrocchio, presso il chiostro di Santa Croce. Veglia su mia madre e mia sorella mentre sono via. Sicuro, Ezio. Come se fossero le mie.
per... altri stranieri. Mi ricorda vagamente. Là! Non ci sfuggirai! Ci sarà un ballo in maschera! Sì! Coraggio, il demonio ti aspetta! Lasciatemi in pace! Vi giuro! Non voglio restarne fuori! Conosco quell'uomo! Ehi, eccolo! Ehi, corre un bel rischio quello. Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Oberto. Senti chi parla di misure. Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de' Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire, da nessuna parte. È stata una preziosa lezione per me e i miei alleati. Sì. I tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. Un mercenario, forse? Strani abiti. Avanti, non siate timidi. Voglio solo aiutarvi. Un mercenario. Fanciulle più suavi, messe. Non meriti un po' di riposo? Che dopo tante le nostre mercanzie di agrate. Buonasera, gonfaloniere. Buonasera a voi. Mi auguro che vi stiate divertendo. Tu. Tu avresti fatto lo stesso. Per salvare coloro che ami. Sì, certo. E l'ho fatto. Gli auditori non sono morti! Io ci sono ancora! Io! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Addosso! Sono troppo bella per morire! Gesù, devo andarmene di qui! Non lo vedo più! Devono capitare!
Trattamento con le mignatte. 15 notti di una compagnia di mercenari. Stazionerà nei campi a nord ovest. Procurando sollievo e rinnovato vigore. Ascoltate tutti. Udite, udite. La messa pubblica officiata dal cardinale è prevista per settimana prossima. Sarà rimandata per via di un focolaio di pestilenza. Non riversate tinture o residui di lavorazione nelle fonti d'acqua cittadine. Ricordate, la concia deve avvenire fuori dal territorio urbano. I trasgressori saranno puniti. Ammetto che quello ci rimette. Cos'ha per muoversi così? Le morroni o qualche accessorio, magari non li reputate utili. Bene, allora alla prossima volta. Avanti! Addio, e rimettetevi alla svelta, amico. E tu da dove sbuchi? Conosco quell'uomo. Ehi, meglio dovete prenderlo! Ora! Sì! Più veloce, andiamo! Scommetto che quello ci rimette l'ora. Sì, provaci pure, vai! Non lo vedo più! Sì, prova. Ehi, dannazione, lo sto perdendo. Lo vedo. Coraggio! Là. Che gloria mi attende? L'uccisore. Sì, coraggio, fagliela vedere. Spaccagli la testa. Diavolo, non lo vedo più. Là, prendiamolo. Dannazione, sta scostando. Sarà permesso, ma in fondo che mi importa. Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità
Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Ho aggiunto un programma di rilevazione di notorietà. Questa barretta